Presentata da Trenitalia Summer Experience 2022 la nuova offerta estiva con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità messa a punto dalla Società del Polo Passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato e al via domenica 12 giugno in concomitanza proprio con l'attivazione dell'orario ferroviario estivo. La nuova offerta regionale dell'Abruzzo si contraddistingue per soluzioni dirette e intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico alla riscoperta delle mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Sì, diciamo che è importantissimo l'aumento delle corse di treni in Italia nell'estate, è decisivo per il turismo. Obiettivamente, io dico la verità, ne avremmo voluti ancora di più, in modo particolare quest'anno con la problematica dell'autostrada e tenendo conto che siamo ancora sotto performanti rispetto alle marche. Ma quest'estate sarà più facile raggiungere anche le principali località balneari della costa teramana: Silvi, Pineto, Scerne, Roseto e Giulianova. Saranno collegate con 50 treni regionali andate e ritorno nei giorni feriali e 26 treni regionali andate e ritorno nei giorni festivi. Dal 12 giugno fino al 14 settembre saranno riattivate le fermate estive di alcune frecce. Inoltre per la prima volta anche il Freccia Rossa si fermerà in provincia di Teramo e lo farà nella stazione Giulianova. Sì, questo è molto importante, è un risultato significativo e molto importante, primo perché ha aperto il collegamento diretto e veloce con Milano e anche mediaticamente vuol dire tantissimo. Ripeto, anche qui, considerate le condizioni, ci sono sicuramente modi e tempi per uno sviluppo maggiore del traffico turistico ferroviario, considerato che solo la Costa Teramana probabilmente quest'anno toccherà quasi le 4 milioni di presenze. L'interconnessione eh, treno-auto e treno-bus è importantissima, bisogna lavorare in questo senso soprattutto con dei biglietti unici o comunque con una modalità che consenta di utilizzare tutti i mezzi nello stesso, anche l'interconnessione treno-bici noi stiamo utilizzando che sta avendo un ottimo successo.